120 paia di scarpe. Sì, camicette 41, borse 52. E la mia passione era quella di acquistare squadre di subbuteo. Non arriviamo ai giubbotti, per favore. Mi mettevo d'accordo anche con un amico e quindi facevamo dei rilanci su siti specializzati in aste per poterlo davvero poi acquistare. Giubbotti? 54. Per l'assenza si tratta di oniomania, è una patologia scoperta un secolo fa. Il termine fu adottato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. In Europa le persone coinvolte sono 48 milioni. Applicando all'Italia la stessa percentuale media del 6%, il problema di Francesca e Giovanni è comune a circa 4 milioni di donne e di uomini, che comprano senza tregua e senza criterio, con l'aiuto di internet anche senza barriere. Il CERT di Genova, fra i primi in Italia, sta aprendo uno sportello ai sovraindebitati da shopping compulsivo. Noi sappiamo che è un problema che può essere affrontato, questa è la cosa, può essere affrontato in modo sostenibile, perché la consulenza di una persona esperta, l'attivazione di un gruppo d'autoaiuto che non costa, può consentire davvero di risolvere un problema che magari le persone in quel momento vivono come invincibile e invece è possibile. Una buona risposta è la terapia strategica breve evoluta. L'ha pensata il professor Nardone dell'Università di Arezzo. In Italia la pratica un centinaio di psicoterapeuti. La famiglia ha in genere il compito di controllare l'economia e di dare i soldi contati alla persona, e si contratta con la persona di acquisire al massimo 5 euro al giorno che obbligatoriamente dovrà spendere per fare un acquisto. Per uno shopper compulsivo il fatto di dover spendere solo 5 euro e obbligatoriamente tutti i giorni diventa nella sua percezione una piccola tortura. Se questa prescrizione, se a questa prescrizione aderiscono tanto i familiari che la persona, molto spesso, dopo anche semplicemente 2 settimane, la persona ritorna dicendo che ha trovato molto meno piacevole acquisire oggetti. Un comportamento compulsivo può far nascere altri comportamenti compulsivi o comunque devianti? Sono l'effetto della stessa causa, quindi originano da una difficoltà da parte della persona a controllare gli impulsi. Nel momento dell'emissione dello scontrino cessava già questo stato di benessere. I comportamenti devianti possono invece avere origine dal comportamento compulsivo, intesi come comportamenti o giuridicamente o socialmente inaccettati. Stava diventando una situazione anche molto costosa, perché stare dietro a un sito di aste online dove vedi della roba che poteva avere anche un valore di mercato inferiore a quello che trovi nei negozi, però starci dietro doveva avere anche il portafoglio pieno e quindi... Se pensiamo che molte compulsioni costano, se pensiamo allo shopping compulsivo piuttosto che all'alimentazione compulsiva, al gioco, al bere compulsivo, talvolta le persone sono portate a trovare delle soluzioni, quali il furto, la prostituzione, piuttosto che le più banali bugie per ottenere denaro o per nascondere il problema a familiari, amici e conoscenti. Immediato il rimando alla storia delle minorenni romane che si prostituivano per comprare capi firmati e cellulari. Un fatto di cronaca che ha ispirato una 14enne e una 15enne finite a vendersi per le strade di Ventimiglia. È figlia sicuramente della storia di Roma, ma parte da binari diversi. Parte da un pomeriggio d'ottobre, dove due ragazzine si trovano a casa di una di loro per fare i compiti. Invece di fare i compiti, giocano col computer e ascoltano la radio. A un certo punto la notizia della baby squillo romana. Una delle due ha l'idea insana, diciamo, facciamola anche noi. Facciamola anche noi, mettono con una bella dose di incoscienza un'inserzione su un sito. Non dimentichiamo che stavano facendo qualcosa di veramente pericoloso. Erano senza rete, senza precauzioni, in mezzo alla strada, in balia di chiunque. E infatti chiunque ha potuto chiamarle
e sono andate con 5 clienti, perlomeno quelli che abbiamo acclarato, e che sono stati poi denunciati all'autorità giudiziaria. E la molla principale non è stato il denaro, ma è stato non valutare le conseguenze di quello che avevano fatto, perché ormai erano nel gioco, dovevano continuare a giocare come se avessero acceso un videogioco e in qualche modo dovevano arrivare a livello successivo. Dal drammatico effetto collaterale torniamo al cuore del problema, le nuove dipendenze. Nei primi 250 giorni del 2014 la ludopatia è costata agli italiani 37 miliardi contro i 35 spesi per acquistare droga. Alla media di 45.000 al giorno sono stati comprati oltre 11 milioni di telefoni cellulari. Quanto incida complessivamente lo shopping compulsivo non si sa. Si sa che agli sportelli dell'autoaiuto bussano sempre nuovi bisogni. Abbiamo avuto diversi casi di utenti che si sono indebitati con finanziarie e banche e da lì abbiamo ravvisato la necessità di aprire questo punto di ascolto in collaborazione col SERT. Siccome le problematiche stanno cambiando, si vorrebbe attivare un gruppo e addirittura uno sportello per persone che fanno shopping compulsivo e un altro per persone con dipendenza da sesso e da pornografia. Francesca, lei per quanto tempo è stata una shopper compulsiva? Per esattamente 8 mesi, 16 giorni. Ha fatto fatica a cambiare il suo comportamento, a cambiare le sue abitudini? No, per fortuna a un certo punto, come uno che fuma le sigarette, ho detto basta, era il momento di smettere. Da 3 anni circa viaggio benissimo e non compro mai sola, o se compro sola ormai compro se devo comprare. Oggi sono stata brava e non so, sono andata, ho accompagnato delle colleghe all'outlet, uscita indenne, non mi piaceva niente, quindi mi sono riappropriata di me stessa, delle mie tensioni, delle mie emozioni. E questo è il tempo. E questo è il tempo.